Ma benvenuti ragazzuoli, benvenuti nel secondo video di giornata. Mi raccomando, recuperatevi il precedente perché vi ho portato lo showcase di Vegito Super Saiyan 4 Limit Breaker in combo con Vegito Super Saiyan 4 Ezza, raga. Fenomenale a dir poco, recuperatevelo perché non ve ne pentirete, fidatevi. Sono rimasto scioccato. Detto questo però, siamo col secondo showcase dedicato alla variante Extreme, facciamo così, di Super Dragon Ball Heroes di quest'anno con Rosé Super Saiyan 3, come potete vedere, insieme a Darking Fu, eccetera, eccetera. Andiamoci a leggere quelle lì che vediamo nei turni in cui andiamo a giocare. Quindi, partiamo da Rosé Super Saiyan 3. Abbiamo Dragon Ball Heroes Super Saiyan 3, Transformation Boost, Ki più 3, vabbè, 170%, Crossover 200%. Resist Attack, perfetto, e Resist Defense per un turno, invece. Immense Damage, ok. Ki più 3, attacca difesa 180%, Additional Attack difesa più 150% quando attacca. Alte chance di attivare la guardia, ma se avete invece 3 o più crossover nel team, avete difesa più 100% e guardia permanente, a prescindere da trasformazione e tutto il resto. Lanciate un additional attack a great chance, quindi 70% di diventare super attacco se affrontate Goku. Non lo facciamo qui perché ovviamente siamo contro Zamasu. E ci trasformiamo a partire dal quinto turno. Abbiamo poi anche Darking Fu, che è un bel support, ti devo dire la verità, ci metterà parecchio in difficoltà, ve lo dico, pre-special. Post-special molto interessante, perché abbiamo, come vedete, Resist Defense per un turno, ma attacco di difesa 150%, addizionale attacco di difesa più 150% quando lanciamo super attacco, quindi c'è un post-special abbastanza interessante. Extreme Alice, 30% attacco e difesa. Orb Manipulation nel momento in cui ci sono 3 crossover nel team. E la Orb Manipulation è anche molto interessante e molto molto utile, perché gli serve soprattutto per andare ad evadere, quindi abbiamo chance di evasione del 10% fino al 50%, e chi più 1 fino a 5, addizionale attacco e difesa più 4% fino a 20%, per ST Error Rainbow presi. In realtà no, le orbe in teoria non dovrebbero essere legate all'evasione, mi sa, ma comunque, oddio, mi sa che è sempre legata all'evasione, perché abbiamo da un 10% fino al 50%, sì, credo, in base alle orb prese. Allora, sicuramente dobbiamo cercare di prendere le orb Rainbow STR con Darking Fu, ma io assolutamente devo campare questi primissimi turni con item, perché non posso campare con queste difese. Assolutamente non mi avvio da nessuna parte, anzi, cioè, noi ci rimaniamo shottati fra attack call e special. Quindi, raga, primo turno obbligatorio prendere item. Quindi andiamo, ovviamente abbiamo sì la rotazione Rosé con Zamasu. Sì, devo prendere queste due Rainbow perché almeno così ci baffiamo un minimo Darking Fu. E ok, ci iniziamo a beccare praticamente subito questa special. Perché ho messo Zamasu a GL come linker con Rosé Super Saiyan 3? Molto semplicemente perché, raga, fra i best linker di Rosé Super Saiyan 3 abbiamo Rosé a GL Ezza, Rosé STR Ezza, Broly Full Power Super Saiyan 4. Se non vedete qualche unità nuova di Heroes, raga, perché semplicemente le ho quasi bocciate. Broly Super Saiyan 4, Broly Super Saiyan 4 Full Power, Rosé Int Ezza, il Tour però, non la LR, Rosé Int Ezza. Ok, non male, non male. E vabbè, Zamasu a GL, che è quello lì che ci ho piazzato dentro. Quindi, raga, vediamo quello che ne esce fuori. Io credo e spero che questo team, quantomeno con item che ci permetterà di farci la prima setappata, possa permetterci quantomeno di arrivare a buone situazioni successivamente. Ora, teniamo questa situazione? Sì, facciamo così, facciamo beccare quelle botte a Janemba, così ce le iniziamo già a portare un attimino su. Ah, ovviamente non vi ho letto Janemba e il Masked King, ve li vado a leggere. Vabbè, di Janemba allora, ragazzi, facciamo un riassunto incredibile. Mi vado a prendere semplicemente che abbiamo la guardia per i primi 5 turni ed abbiamo, in base alle botte subite, si buffa la difesa, in base agli attacchi lanciati si buffa l'attacco. Principalmente questo è quello che dovete sapere, ed in più si buffa ovviamente sia attacco che difesa in base ai crossover. Vi ho fatto veramente un riassuntone totale, poi ve la leggete voi per bene la carta. Mentre per quanto riguarda invece Masked King, abbiamo anche qui guardia, se abbiamo Dragon Ball Heroes nello stesso turno ce l'avremo sempre praticamente. Ed in più difesa, attacco e difesa 150%, difesa 150% dopo aver ricevuto un attacco, difesa più 100%, ok, quando abbiamo Dragon Ball Heroes, recupero degli HP del danno diciamo inflitto, e 50% di danno, 50% fino di attacco in più fino a 150% per attacchi ricevuti. Quindi come vedete dobbiamo fargli subire comunque dei colpi a questi qui, anche se al momento io do più diciamo le priorità a Janemba per buffargli per bene magari la difesa, anche perché quello lì, oddio, potremmo arrivare già sui 500.000 di difesa ai prossimi turni,
Come vedete comunque, raga, l'item che ho preso è a dir poco fondamentale, perché sono tutti personaggi questi qui. Vabbè, Rosé no, anche se guardate qui con Louise attivo quanto ci siamo acchiappati da questa special. Dicevo, sono tutti personaggi questi qui che, come vedete, richiedono un minimo di setup. Quindi da Janemba a Dark King, Masked, eccetera. Quindi era veramente per me, raga, importantissimo partire con questo Whis. Ora, non so quanto poi anche successivamente riusciremo a sopravvivere senza Whis. La cosa importante sarebbe cercare di arrivare quantomeno alla trasformazione di Rosé, ma non tanto perché lì ci cambia il match, lì ci cambia la fight, ma semplicemente perché vorrei farvelo vedere, semplicemente per quello. Detto questo, ok, ci trasformiamo quindi con Zamasu, questa è una cosa importantissima. Importantissima perché cambiano sicuramente i link, riusciamo a tenere di più un pochino con tutti in generale. Ed abbiamo anche Golden Metal Cooler, raga, anche con lui molto semplicemente altro personaggio inserito qui dentro per la difensiva. Quindi come potete vedere abbiamo damage reduction del 20% ed in più per crossover raggiungiamo un massimale di 40% DR. Per il resto le robine delle potenzialità offensive quasi non mi interessa. Abbiamo 200%, in più attacchi si vede 80% quando abbiamo gli HP al di sopra il 50%. Insomma raga, bordello, vi devo fare per forza sti riassunti altrimenti non ne usciamo più, ve lo dico. Per il resto proviamo a vedere un attimo senza item dove riusciamo ad arrivare alla fine di questo turno. Vediamo quello che succede, raga, io non vi garantisco nulla, facciamo un tentativo e speriamo bene, incrociamo le dita. Questa proprio non ci voleva, vi dico la verità, ma proprio per niente, pre-special, post-special ancora me la sarei accollata. Pre-special non ci voleva, ribadisco, ma proprio per niente, Non mi piace molto sto Rosé, raga. Allora, raga, mi sono lanciato un'altra run. Non so se è iniziata un attimino meglio rispetto a quella di prima. Ovviamente mi sono utilizzato già il primo Whis per superare i primi due turni. Proviamo un attimo a vedere quello che succede. Non vi garantisco nulla. Mi sono già un minimo setappato Dark King Masked, qui come cavolo si chiama. Proviamo un attimo a vedere quello che succede. Io vorrei giusto farvi vedere la trasformazione, raga, e farvi vedere due secondi Rosé Super Saiyan 3 in quel caso. Per il resto, se riusciamo bene, se non riusciamo, raga, vorrà dire che... Io non lo so, perché hanno fatto questa roba, perché hanno... Perché... Che cosa vuol dire proprio? Che vuol dire questa differenza totale fra le due varianti di questo Eros, quindi la variante Extreme e la variante Super? Perché la Super, raga, tramite i due Vegito fa veramente paura a livello di Ezza, a livello di nuova unità. Qui veramente con gli Extreme, raga, non lo so, mi cadono le braccia. Oddio, gli altri ancora aiutano, ma Rosé non... Cioè, secondo me ha proprio una differenza totalissima con Vegito. Poi staremo a vedere, magari, perché mo che si trasforma, raga, carta allucinante, terrificante, esce fuori una roba immonda. Ma per il momento a me non sembra proprio, non risulta manco per il cavolo, io ve lo dico, quindi... Allora, 178.000, amici miei, io sapete che vi dico, purtroppo sono costretto a riutilizzare item, perché qua l'attack call che mi arriva su quel Dark King Fu mi squaglia, ma mi squaglia totalmente. Eh sì che mi squaglia, ragazzi, mi vado ad utilizzare un altro win, ma tanto io questa fight non la porto a termine. Ma dove mai posso portare a termine una fight del genere, raga? Ma mai nella vita, da nessuna parte. Ma pure con tutti gli item. Io credo che sia impossibile, raga. Dio, impossibile, mo, si può fare, attenzione. Però, cavolo. Ho sbagliato, dovevo mettere Zamasu lì primo. Vabbè, ci vediamo comunque, come vedete, Rosé che acchiappa 156.000, eccetera, di bot. Dovevo mettere ovviamente Zamasu, ci saremmo beccati il no damage qui. Però sempre con item e tutto il resto. E 7 milioni. Ma proprio una differenza, raga, incredibile. Ma che cavolo. Ma com'è possibile? Cioè fa la metà dei danni di Vegito e difende una chiavica rispetto a Vegito. Ma perché questa differenza mostruosa? Cioè Vegito è praticamente un personaggio bello che è finito, bello che tu lo piazzi solo lì nel team, gli piazzi il contesto dietro, Vegito spacca, raga. Andatevi a vedere lo showcase di prima. Voi, mamma mia, andatevi a vedere lo showcase di prima, per favore. Per favore. Cioè, vi scongiuro, se qualcuno sta guardando questo showcase, che secondo me non se lo guarderà nessuno,
andatevi comunque quei pochi che si stanno guardando sto showcase. Fatemelo sapere qui sotto se ve lo state guardando. Se siete arrivati a questo punto del video. E dai, la trasformazione è bella, va detto. Dio, fatemi sapere se siete arrivati a questo punto del video. Scrivendo, sì, sono arrivato a questo punto del video. E fatemi sapere che ne pensate dell'altro showcase, l'avete visto? Lo sprite anche è molto bello, questa cosa va detta. Almeno dal punto di vista estetico, sto rosy è bello. Poi il kit a me non mi sta piacendo troppo. Però vediamo, magari la trasformazione, raga, lo fa diventare terrificante. Perché abbiamo raise attack e defense per un turno. Recovery del 40% HP e l'abbiamo visto. Poi abbiamo, dopo abbiamo una recovery del 15%. Chi più quota di difesa 100%. Istruzione attack e difesa 150% quando attacchiamo. Raise attack e defense fino a 150% in base agli HP. Guardia contro tutti gli attacchi, questa volta permanente a prescindere dal team. Ed in più lancia un additional che ha la chance di diventare super attacco. Se ok, perfetto. E se abbiamo contro un Super Saiyan God, Super Saiyan, lancio un'ulteriore addizionale attacca che decrescenza di diventare super attacco. Non mi piace per nulla, ma proprio per nulla, questa condizione. Almeno però adesso possiamo lanciare qualcosina in più. Raga, questo è un personaggio che inizia con 200.000 di difesa. Vabbè, non l'incante con Zamasu. Però inizia a dire seriamente qualcosa nel momento in cui di fatto viene comunque messo viene trasformato. Cioè già da trasformato questo personaggio inizia a ragionare un minimo. Ma come vedete comunque secondo me non è che ci sia questo gran ragionamento. Metto Dark King semplicemente perché raga c'ha guardia più difesa. Lui, l'altro, Rosé, si sarebbe acchiappato qui a sto punto. Quando si beccava prima 160.000, 150.000? Stessa cosa raga. Allora, sarò io che sto capendo male il personaggio, eh? Io questo non lo metto in dubbio. Però, secondo me, c'è una differenza drastica, totale, abissale. Bella comunque l'animazione, assolutamente è bella. C'è una differenza proprio totale rispetto a Vegito. E io non mi spiego cosa, perché e cosa voglia dire questa cosa. Cioè, perché c'è questa differenza proprio di trattamento. Vabbè. Fatemi sapere voi che ne pensate, ovviamente. Intanto noi, raga, io non vi inizio a salutare perché non vi inizio a salutare. Ma io vi dico che già sto video è praticamente finito, perché noi siamo senza item, se non sbaglio, no? Vediamo un attimo. Sì, siamo totalmente senza item. Ragazzi, ditemi voi, noi dove ci vogliamo avviare contro questo Zamasu in questa condizione? Ed abbiamo, oh mio Dio, sesto turno? Quando è che Janemba è entrato? Non me lo ricordo. Però Janemba, se non vado errato, ci aveva per 5 turni. Per 5 turni la guardia. Eh sì. E io non mi ricordo quando è entrato Janemba, raga. Non me lo ricordo. Dovrei rivedere. Vabbè, raga, a prescindere da tutto, io devo mettere per forza così la situazione. Altrimenti, guardate, facciamo così. 2,61, no guardia, ovviamente, ma damage ridotto al 50%. Guardia. Guardiamoci le caratteristiche difensive di questo Rosé. Amici miei, io vi inizio a salutare perché secondo me, poi contento di essere smentito, secondo me ci ha fatti zombare malissimo. Vediamo, perché mo sicuro... Signori, mi piace, commenti, iscrivetevi, condividete, fatemi sapere assolutamente. Beh, con Zamasu almeno riesce ad arrivare a 10 milioni e 9, quasi 11 milioni, ovviamente tutto full ability, tutto il resto, voi considerate... Signori, mi piace, commenti, iscrivetevi, condividete. E noi ci diamo appuntamento ad un prossimo video. Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di tutte le unità e soprattutto anche di questo Rosé Super Saiyan 3. Ciao, raga!